Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Quest'oggi vedremo un prodotto nuovo di Casa Sonoff, un nuovo apparecchio di Casa Sonoff. Ve l'avevo già annunciato la settimana scorsa, l'apparecchio è questo, si chiama Sonoff Mini. Con questo piccolo apparecchio possiamo rendere domotico l'impianto delle luci di casa senza stravolgere l'impianto elettrico. Come vi dicevo, si chiama Sonoff Mini, questo vi fa capire quanto Sonoff abbia lavorato sulla grandezza del prodotto. Vi dico questo perché questo piccolo apparecchio va inserito nella scatoletta 503, la scatoletta 503 è la scatoletta rettangolare dove ci sono gli interruttori oppure i deviatori, dipende dove vogliamo collegarlo, quindi si usano gli stessi cavi che ci sono contenuti nella scatoletta, quindi è anche facilissimo il collegamento. Il collegamento ci vorranno al massimo 5 minuti, poi vi farò vedere come si effettua, quindi più è piccolo il prodotto e più è comodo lavorare dentro la scatoletta. Come vi dicevo, è piccolo, molto più piccolo rispetto anche ai suoi competitor. Vi faccio un esempio, questo è il Power Home, c'è quasi un dito di differenza, ed è anche più piccolo rispetto allo Shelly. Lo Shelly è un paio di millimetri più piccolo. Non è solo più piccolo, ma è anche più economico. Pensate che costa soltanto 6,50 euro se lo compriamo dalla Cina, oppure 11 euro se lo compriamo su Amazon. Praticamente, se lo vogliamo subito, possiamo averlo su Amazon a un prezzo comunque abbastanza ragionevole, visto e considerato che i suoi competitor, vi faccio un esempio, lo Shelly costa 24 euro, quindi questo costa meno della metà. Mi sono procurato un punto luce, un interruttore, come vedete questo è un interruttore, e una presa della corrente. Con questo ora simuleremo un impianto di luci di casa e effettueremo il collegamento. Oggi vi farò vedere come si installa su un impianto con interruttore, la settimana prossima vi farò vedere invece come si installa su un impianto deviato, quindi su due deviatori. Ora vedremo come ho effettuato il collegamento. Allora, la prima cosa da fare chiaramente è dare corrente al Sonoff, quindi dobbiamo portare sia un neutro che una fase. La fase la collegheremo al terzo morsetto, invece il neutro possiamo collegarlo a uno dei due morsetti. Questi qua non sono nient'altro che un ponte, quindi possiamo collegare il neutro sia a un morsetto oppure l'altro. L'altro morsetto è dedicato all'entrata sempre del neutro, che va direttamente alla lampadina. Possiamo creare il cavallotto qui oppure far arrivare direttamente il neutro alla lampadina. Il quarto cavo invece è quello che va alla lampadina, quindi quello che darà l'alimentazione alla lampadina. Gli ultimi due morsetti invece, come vedete, sono quelli che andranno collegati al nostro interruttore. Quindi gli ultimi due sono quelli che vanno collegati all'interruttore. Come vedete, questo è quello che va a collegare direttamente il cavo che darà l'alimentazione alla lampadina. Il terzo e uno degli altri due sono quelli dedicati a dare corrente al nostro Sonoff. Ora che abbiamo collegato il Sonoff alla corrente, vedo che è tutto a posto perché il LED, come vedete, lampeggia di blu. Testiamo l'interruttore. Come vedete funziona tutto bene. Ora non ci resta che collegare l'applicazione al Sonoff. Quindi teniamo premuto, come vedete, il bottone fino a quando il LED non lampeggia. Facciamo partire l'applicazione. Come avete visto, il collegamento è stato effettuato. Rinominiamo. Lo chiamerò Luci. Ora non ci resta che testare anche l'applicazione. Il bello dell'applicazione qual è? Che anche quando accendiamo la luce tramite l'interruttore ci verrà segnalato sull'applicazione, come vedete. Come avete visto, il collegamento a questo piccolo apparecchio è semplicissimo, ed è semplicissimo anche il collegamento tramite l'applicazione. Se vi interessa, settimana prossima vi farò vedere come si effettua un collegamento a un impianto deviato. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella così quando farò il mio prossimo video sarete informati. Buona serata.